vincere. Se riesce a vincere in questa maniera, perché no? Certo, io ho visto giocare il Milan di Sacchi. Il Milan di Sacchi dominava dal primo all'ultimo minuto, ma non tutte le squadre erano così forti. Quando poi Sacchi ha lasciato, è andato Capello con il gioco un pochino più all'italiana e con i giocatori più vecchi di 3 o 4 anni, ha vinto ugualmente tanti. Però con meno spettacolo. Sì, però ha vinto di meno però nelle coppe, perché Sacchi era un allenatore che vinceva di più in coppa che nemmeno nel campionato italiano. Assolutamente, perché in Europa si equiparava sì, al gioco degli altri con una maggiore classe, perché aveva giocatori straordinari. Ritornando all'Avellino, i playoff davvero complicati quest'anno, con l'incrocio tra gironi, quindi davvero è già un'impresa la seconda posizione, ma poi incrociarsi anche con squadre ben attrezzate del girone B e del girone A. Sì, indubbiamente non è una cosa semplice, ma io le dico che nutro grandissima fiducia nell'andare in Serie B. Proprio io ci conto, perché l'allenatore è veramente bravo. C'è una gran bella società, perché questo D'Agostino ha dimostrato di avere le idee chiare nella scelta sia del direttore sportivo, dell'allenatore, dei giocatori. È un grande imprenditore. Ho letto che sta costruendo mezza Italia, quindi voglio dire, è forse quello giusto per portare l'Avellino in Serie A. Io non ci voglio neanche pensare, penso che quest'anno l'Avellino in B e poi lottare subito per la Serie A. Perché comunque Avellino è una piazza. Sono fiducioso. Attualmente può stare in Serie A una piazza come l'Avellino o è cambiato qualcosa? È più difficile oggi comunque un campionato di Serie A? Ma anche perché, mi scusi, quando l'Avellino è stato in Serie A non c'era nessuno in Serie A, c'era solo il Napoli, poi in Puglia nessuno, non c'era nessuno, quindi abbiamo avuto anche questo vantaggio che molte squadre che venivano ad Avellino, vedere la propria squadra, il Milan, l'Inter, venivano ad Avellino perché comunque, a parte Napoli, era l'unica tappa al sud. E quindi? Oggi c'è il Benevento in Serie A, ci sono altre squadre in Serie A, quindi sarebbe molto più difficile per l'Avellino, insomma, un discorso da Serie A. Secondo lei, come dico io? Secondo me no. Secondo me le difficoltà sono sempre pari al momento. Secondo me c'è più apertura per la Serie A, c'è il Crotone. Come posso dire, sono tante squadre, il Lecce va su e poi ritorna giù ripetutamente, però insomma si affaccia continuamente. Secondo me è una lotta paritaria assoluta e credo che la piazza di Avellino con 35-40 mila persone allo stadio sia fra quelle piazze che ci deve restare stabilmente. Ma non ci sono più quei numeri, oggi molti vedono la partita da casa, è cambiato tanto sotto questo aspetto. Io credo che l'Avellino Serie A mi piacerebbe vedere quanta gente ci va allo stadio. Io sono convinto che vanno allo stadio, perché vedere allo stadio credo che sia una piazza particolare, vedere allo stadio è un'altra emozione, un'altra emotività. Quindi Mourinho oggi è positivo sul fatto che l'Avellino può andare in Serie B. Io sono propositivo, perché positivo oggi non bisogna dirlo dati i tempi del Covid, no? Bene non dirlo. Sì. Io sono assolutamente propositivo per un grande Avellino che tornerà presto in Serie A. Ebbene, con questo messaggio positivo e insomma davvero di buon augurio, io la saluto e gli auguro una buona serata. Grazie di essere stato con noi qui a Radio Notte Stereo. Buonasera. È stato un piacere. Grazie. Radio Notte Stereo. Per noi. Anche perché alla fine potrebbe essere un anno dopo tanti sacrifici, se non si approda in B, comunque ci si rimane male. Ebbene, noi come secondo ospite oggi Gaetano Calvaresi, se la regia mi può mettere in contatto con Gaetano Calvaresi. Naturalmente
molto importante è fare il risultato a Terni, anche per una questione di orgoglio. Gaetano Calvaresi, buonasera. Radio Notte Stereo. Buonasera ai tuoi radioascoltatori. La ringrazio. Ebbene, Gaetano Calvaresi, che pensa al futuro, non al passato, questo calcio che è stato mortificato dal virus, tutti questi casi nelle rose, molte partite rinviate, insomma è un calcio che non ci soddisfa fino in fondo. Assolutamente no, ma io penso anche ai ragazzi che non riescono a sviluppare le attività sportive che sono importanti per la formazione caratteriale e anche professionale per un futuro da calciatori. È una situazione al limite che ormai si protrae da più di 12 mesi, sperando che con l'arrivo di questi vaccini riusciamo tutti a riprendere una normalità che alla lunga ci sta mancando tantissimo. Anche perché i settori giovanili, insomma, davvero servono per il ricambio, per portare persone in prima squadra, quindi come tu hai sottolineato, davvero importanti. Tu sei stato poco ad Avellino, Gaetano, però sei rimasto nel cuore delle persone. Avellino ti ricorda bene, anche perché insomma ti sei comportato da quel professionista serio che sei sempre stato. Gol con la Salernitana, va bene, ma questo è passato, e appunto tu prediligi più parlare di futuro. Il futuro dell'Avellino, secondo te l'Avellino in questo momento ha le forze per approdare in Serie B? Guarda, posso darti del tu, devo dire che ormai la Ternana, avendo 15 punti di vantaggio sull'Avellino, penso che passi un punto per la matematica e quindi per la prima piazza a malincuore. I giochi sono fatti. Parlavo dei playoff. Per quanto riguarda i playoff, l'Avellino sta dimostrando nell'arco di questi mesi, con tutte le difficoltà che comunque la pandemia ha creato, sta dimostrando di essere una squadra solida, allenata sicuramente benissimo da mister Braglia, con giocatori importanti, non ultimo il rigore calciato da Maniero. E penso che abbia tutte le carte in tavola per giocarsela fino alla fine e per poter trionfare e tornare in cadetteria, che penso che sia la posizione minima per una piazza ambiziosa, per una piazza ardente di calcio come quella di Avellino. Tu infatti sei stato in Serie B con l'Avellino. Non ho capito? Tu hai giocato in Serie B con l'Avellino, 94-95. Io ho giocato in B pochissimo con l'Avellino, mi è rimasta nel cuore. Perché poi a novembre andassi di nuovo a Catania. All'Atletico Catania, sì, perfetto. Sì. Però diciamo che questi 4 mesi sono stati consumati con una passione travolgente, sicuramente scaturita dal gol nel derby con la Salernitana. Ma Per noi non è una cosa da poco, insomma, quella. Ma sinceramente non è nemmeno per me, dato che è stato il mio unico gol in Serie B, e quindi lo ricordiamo. Però fu un gran gol spettacolare. Ah, la fortuna dell'esordiente, definiamolo così. Ma al di là è rimasto scolpito dentro di me, e questa cosa a distanza di tantissimi anni mi gratifica e mi riempie veramente di tantissimo orgoglio. Se ancora tutt'oggi tu con la tua radio e con i tuoi radioascoltatori mi chiamate per sentire la mia voce, questa cosa mi riempie e mi appaga tantissimo. E certamente, io ti perché abbiamo un buon ricordo di te. Senti, sta parlando molte volte di Serie B a due gironi. Secondo te è una cosa fattibile, oppure sminuire la Serie B ed è meglio magari rimanere una Serie B unica come c'è attualmente? Ma se la Serie B ha due gironi significherebbe riuscire a non avere più problemi per le squadre di Serie C, che ben venga la Serie B a due gironi. È pur vero che la Serie B è stato sempre un campionato dove fa da padrone il campanilismo più della Serie A, il furore agonistico, la voglia di primeggiare dopo 38 partite. La Serie B ha il suo fascino solo probabilmente perché
è un girone che copre tutta Italia, è un girone dove ci sono squadre blasonate, è un girone dove tutti vogliono competere per vincere, quindi sarebbe bello continuare a vederla un girone solo, secondo me. Però se i due gironi salvaguardano posti di lavoro certi per ragazzi che fanno della professione del calciatore la loro professione di vita, allora che ben venga la Serie B a due gironi. Dei playoff, che ne pensi di questo intreccio tra le squadre del girone C, A e B? Ma oggi, dopo la tua chiamata di stamattina, sono andato a vedere le componenti delle varie classifiche. Ci sono squadre importantissime in tutti e tre i gironi, con passato importante, con tradizioni importanti, con piazze importanti alle spalle. Sicuramente è un campionato nel campionato, nel senso che spuntarla ai playoff significa avere veramente le carte in tavola per far benissimo anche l'anno prossimo per il campionato di B. E comunque resteranno fuori piazze, appunto, come hai detto tu, di tradizione, perché poi non è che si può andare tutti, quindi resteranno comunque fuori delle piazze che hanno lavorato bene, hanno investito bene. Sicuramente sì, ma io sono sempre abituato a vedere in casa mia. Per me il girone C è solo l'Avellino, sono contentissimo di tutto quello che sta facendo. Sono legato a un gruppo di Avellino, quindi sono aggiornatissimo su tutte le vicende calcistiche, extracalcistiche della piazza di Avellino. Questa cosa mi tiene molto vicino a voi e, come sempre, c'è soltanto un tifo passionale come il popolo di Avellino, solo ed esclusivamente per il lupo. Un attaccante come Maniero, quanto può essere determinante, appunto, nei difficilissimi playoff? L'esperienza alla lunga paga sempre, in partite dove veramente il tasso di nervosismo, il tasso di incertezza, l'imprevedibilità della partita stessa, la tensione della partita stessa, secondo me Maniero potrebbe essere l'uomo determinante per la svolta. Può essere che in una partita di playoff comunque non ci si fanno muri, quindi si gioca anche meglio sotto tanti aspetti. Perché comunque c'è uno che deve vincere in quella gara e quindi si gioca diversamente. Bisogna vedere sempre come ci si arriva ad appuntamenti così importanti. Ma il nemico principale è il Covid in questo momento. Se rientra il Covid, cosa che è rientrato nello spogliatoio dell'Avellino, abbiamo perso due pedine importanti a centrocampo. Sicuramente sì. Sperando che non abbiamo più defezioni da qui alla fine, dopo il Covid sicuramente fa da padrona la testa, le motivazioni, la voglia di arrivare. Sono componenti che in quelle partite fanno la differenza, oltre sicuramente alla lettura tattica e tecnica del mister, questo fuori discussione. Io parlo da un punto di vista strettamente di chi scende in campo. Che ne pensi di Braglia come tecnico? Ma l'ho sempre avuto contro, è sempre stato un ottimo tecnico, con lui mi sono scontrato tantissime volte quando ero ad Acireale, semifinale playoff per la C2 che poi abbiamo perso ad Avellino contro il Foggia, mi sono trovato contro quando lui era a Foggia, è sempre stato un allenatore che per la C prima e adesso per la B, in futuro per la B ha sempre fatto la differenza con le sue squadre, perché penso dai numeri che lui ha come palmarès, penso che faccia la differenza per qualità ed esperienza. Infatti la società D'Agostino, la prima cosa che fece, prese l'allenatore, poi tutto il resto l'hanno costruito in seguito, quindi quello fu un messaggio forte, come per dire serve un allenatore che faccia la differenza. Io ti ribadisco, leggo 500 messaggi al giorno sul gruppo dell'Avellino in cui sono stato inserito, e nel momento in cui quest'estate si paventava il nome di Braglia ero consapevole che poteva far bene. Poi il signor Di Somma e il presidente sicuramente hanno allestito una squadra fatta di un mix veramente importante di giocatori in prospettiva e di giocatori affermati,
e poi penso che, penso senza ombra di smentita, che se ci fossero stati tifosi avellinesi a sostenere ogni domenica la propria squadra, il nostro Avellino, probabilmente la Ternana non avrebbe avuto vita così facile. Certamente, ora ci aspetta un doppio impegno, Ternana a Terni e Bari ad Avellino. Queste due partite saranno fondamentali per la seconda posizione. Ho letto anche questo oggi, mi sono informato per risponderti nel migliore dei modi. Sicuramente Terni è una tappa importante, loro aspetteranno questa partita per festeggiare, quindi saranno concentrati, ma nello stesso istante non saranno così come dire, concentratissimi sul pezzo, nel senso che sanno che basta un punto e quindi prenderanno la partita con la voglia di festeggiare. Secondo me questi due scontri per l'Avellino sono importantissimi per riuscire a capire fino a che punto si è arrivati per arrivare alla lotteria dei playoff nel migliore dei modi. Anche sono per lanciare un messaggio per i playoff, insomma. Battere la Ternana significherebbe far capire che c'è una squadra forte. Intendevo questo, infatti. Queste due partite svolte nel migliore dei modi, sicuramente arriverà un monito alle dirette avversarie che l'Avellino c'è e ci sarà fino alla fine. Anche perché nel girone di ritorno Ternana e Avellino hanno totalizzato 32 punti ciascuna, quindi il girone di ritorno Avellino e Ternana lo stesso livello, gli stessi punti. Certo, nel girone di andata abbiamo avuto dei casi Covid un po' troppi nello spogliatoio e magari abbiamo arrancato un pochino. Ma sì, il campionato di B è lungo ed estenuante. Ci sono tantissime partite, il fatto stesso che siamo in un momento storico così preoccupante per via delle infezioni che possono scaturire all'interno dello spogliatoio avrà fatto sicuramente la differenza tra queste due squadre, dal blasone importante e dalla tradizione ancora di più importante. Però io penso che arrivati a questo punto bisognerebbe focalizzare l'attenzione sul fatto che l'Avellino è un'ottima squadra e ha tutte le carte in regola per poter vincere il campionato e playoff, che comunque gli garantirebbe comunque la Serie B. Te la senti di fare un pronostico su Ternana-Avellino? Ma io ribadisco, sapendo che a loro manca un punto, sapendo che l'Avellino ha voglia comunque di dimostrare il proprio valore, non mi sorprenderebbe se l'Avellino esce, ne posso uscire vincente dal liberati di Terni. Anche un pareggio magari andrebbe bene, perché comunque è un pareggio con una squadra in salute e che in questo momento magari corre più dell'Avellino, perché l'Avellino l'abbiamo visto un po' in difficoltà sia a Catania e sia ieri. Secondo te può esserci a questo punto, dopo la lunga rincorsa, i 14 risultati consecutivi positivi, magari una piccola flessione? Ci sta, perché comunque i ragazzi non sono macchine e sono umani. Ci sta che raggiungere un obiettivo come quello del secondo posto alla lunga, dopo aver rincorso tanto, un appagamento più che fisico, più che mentale, fisico, perché io penso che, conoscendo sempre l'avversario, il mister Braglia, non penso che sia una persona che lasci tranquillo il gruppo durante la settimana. Io penso che sia fisiologico avere un appagamento, come non mi sorprenderebbe, ti ribadisco con estrema fermezza, la vittoria dell'Avellino, perché loro basta un punto per festeggiare, quindi con la testa sono già ai festeggiamenti. Se l'Avellino sarà accorta, come ha sempre fatto, anche se, come mi dici tu, leggermente in difficoltà, ma concentrata, secondo me la può spuntare. Bene, noi su questa previsione tua ottimistica chiudiamo la trasmissione, ti salutiamo, ti auguriamo una buona serata, grazie di essere stato ai nostri microfoni e magari nei playoff ci risentiamo. Ma volentieri, con molto volentieri, un saluto ad Avellino, agli avellinesi e ai tuoi radioascoltatori. Grazie Gaetano Calvaresi, buonasera. Grazie, grazie. Radio Notte Stereo.
Ebbene, Calvaresi, anche lui propositivo, secondo lui insomma si può fare il risultato a Terni. Ebbene, noi è quello che ci auguriamo, anche un pareggio a Terni sarebbe oro. E con questo chiudo qui, naturalmente la partita si giocherà sabato, a lunedì nello studio 2 Radio Notte Stereo, arrivederci. A mente fredda, commenti sulla partita dell'Avellino. Radio Notte Stereo. A mente fredda, commenti sulla partita dell'Avellino.